a proposito di stile del territorio, un'altra eccellenza italiana, europea, probabilmente mondiale, che con la Fiera Hospitality abbiamo voluto fortemente la tua presenza, perché non solo siete un'eccellenza, ma siete una poesia, siete un racconto diverso del territorio che coinvolge tutti, perché l'arte coinvolge probabilmente tutti e ingentilisce tutti. Quindi grazie per la tua presenza. Grazie. Giacomo Bianchi, presidente di Artesella. Grazie mille. La frase che più mi è piaciuta e che non potevo non riportare, perché anche perché io dico questa cosa del brainstorming, sai perché? Anche per raccontare a chi ci guarda quanto lavoro c'è dietro un momento, non è solo un talk, ma è un momento di condivisione importante, un momento che è nato 2 mesi fa per me, con te, è nato già 20 giorni fa, se non erro, sì. E abbiamo cominciato a costruire delle cose. E poi insieme a te è arrivato l'altro ospite che tra poco ci verrà a raccontare di come è importante la sinergia e di quanto sia importante la comunità e di come tutta la comunità cresce se c'è una buona pratica come la vostra. E allora, per chi non dovesse conoscerti, ma evidentemente non è così, raccontiamo un po' Artesella, come è nata e soprattutto che cos'è il non metodo nel metodo. Ti ringrazio, Peppone. Intanto sono molto contento di essere qui con te. Quello che abbiamo discusso nei giorni scorsi mi ha illuminato anche me. Ed essere qui con voi significa condividere in qualche modo una visione, condividere un'idea anche di futuro, se vogliamo. Artesella è un luogo magico, un luogo, sembra un po' autoreferenziale che io lo dica, però è stato così anche per me quando l'ho conosciuto 10 anni fa. È un luogo dove in qualche modo la creatività ha spazio, è un bosco, non è un bosco qualunque, è un bosco dove artisti da tutto il mondo portano la loro visione. È un bosco in trasformazione, è un bosco dove appunto viene data libertà ai creativi di in qualche modo creare uno scarto. Noi siamo abituati, il bosco per noi è qualcosa di atavico, no? Inscritto per noi che ci abitiamo in questi luoghi, inscritto nella storia, nell'universo, nell'universalità. E l'artista è capace di portare un qualcos'altro, e questo in qualche modo è un atteggiamento che noi abbiamo imparato, noi facendo Artesella e soprattutto noi raccontando Artesella. Noi raccontiamo la possibilità del cambiamento, la possibilità della trasformazione. Per me è stato un approccio difficile, no? Io sono un ingegnere, come ti raccontavo, per metodo che applica che applica il non metodo. Esatto. In realtà, appunto, questo non metodo significa avere un atteggiamento aperto alle trasformazioni, no? Prima si parlava di identità di un territorio. L'identità non è mai ferma, non è mai fissa, non è mai un qualcosa di dato per sempre. E Artesella questo lo dimostra. Dimostra che una visione nitida, una visione chiara di 30 anni fa, 35 anni fa addirittura, siamo nati nell'86 come Slow Food, può portare a una trasformazione radicale di un territorio, che significa una trasformazione non solo delle persone che ci abitano, non solo delle persone che lo fruiscono da visitatori, da turisti, ma proprio una trasformazione culturale. C'è un territorio che prima si pensava in un certo modo e adesso è libero di pensarsi in un modo totalmente diverso. Anche perché poi avere a che fare con la natura, con i ritmi della natura, con i tempi della natura e con le avversità della natura ti dà un po' la percezione di quanto sia importante il non metodo. Immagino quello che è successo esattamente qualche anno fa. Sì, noi per... Cioè l'anno scorso, 2 anni fa. No, 2 anni fa, esatto. Quindi questa sorta di cataclisma che ha rovinato diverse opere. Sì, diciamo che per noi è sempre stato parte integrante del pensiero di Artesella la trasformazione. Gli artisti lavorano ad Artesella sapendo che le proprie opere avranno una durata limitata nel tempo, che la natura poi le trasformerà.
Però questi cambiamenti epocali che stiamo vivendo adesso, la tempesta di Vaia nel 2018, ma lo stesso Covid, lo stesso fatto che un mese fa abbiamo dovuto abbattere 200 piante perché sono state attaccate da un insettino microscopico che si chiama bostrico. Ah, se volete ho un amico della Fondazione MAC che potrebbe lavorare su questa cosa. Dobbiamo ragionarci, assolutamente. Questo ci ha fatto capire che siamo comunque di passaggio e che le trasformazioni in atto sono trasformazioni che dobbiamo in qualche modo incorporare. Siamo parte di questo flusso e Artesella dimostra che è possibile, con fatica, ma è possibile. E questo continuo divenire, questo lento scorrere, questo pantarei, ha cambiato anche la percezione di fare arte, cioè l'utilizzo di alcuni materiali, cioè sta cambiando anche questo nella vostra evoluzione, certo, non solo artistica ma anche culturale? Certo, c'è una sensibilità che cambia col tempo. Se Artesella negli anni passati era concentrata sull'utilizzo dei materiali naturali, su un approccio ecologico legato ai materiali naturali, è chiaro che la complessità del mondo in cui ci troviamo esige uno scarto, esige anche per noi un cambiamento. Gli artisti che verranno nei prossimi anni a lavorare da noi sono artisti molto borderline tra il mondo naturale e il mondo artificiale. Non è più una questione di che materiale vogliamo usare, ma di che approccio olistico, se vogliamo, abbiamo al tema della relazione uomo-natura. La tecnologia è una parte integrante, fondamentale della nostra esistenza quotidiana, ad esempio. La scienza. Sono tutte tematiche che noi dobbiamo incorporare come Artesella, perché abbiamo la responsabilità di immaginare un futuro. Gli artisti hanno sempre avuto questa responsabilità, se vogliamo, di immaginare futuri possibili. È chiaro che la relazione uomo-natura è in un momento storico di grande ambiguità, di grande complessità, di grande fatica. E a proposito di questo approccio, e stando nel tema, nel macro tema di questa nostra mattinata, che è anche un po' lo stile del territorio, quanto è cambiato l'approccio delle persone che ruotano attorno ad Artesella e quindi il territorio di Artesella, come è cambiato e quanto secondo te c'è ancora da lavorare su questo? Perché a me l'esperienza delle Langhe ha colpito molto e penso che debba essere una best practice da raccontare un po' ovunque, quindi mi auguro anche nella mia terra, per intenderci. Ma Artesella non è da meno, perché ci sono delle realtà che adesso viaggiano insieme a voi. Certo. Sì, per noi è sempre stato fondamentale diventare funzionali alla crescita di un territorio. Artesella deve crescere, ma deve portare con sé tutto il territorio, dalle singole persone ai bambini che frequentano le scuole di Borgo Valsugana e della Valsugana, che possono crescere e immaginare una possibilità diversa per il loro futuro, alle aziende, agli operatori economici, agli operatori del turismo. Ad esempio il lavoro con le aziende è un lavoro fondamentale. Mondi che apparentemente sono distanti tra loro, come un'associazione culturale come Artesella e magari un'azienda che si dedica alla produzione di acqua o alla realizzazione di confetture, e qui cito la Menzengasser e l'Evico Acque, che sono due dei partner principali di Artesella, sono aziende con cui stiamo costruendo un percorso unitario, se vogliamo, ognuno con le sue specificità. È chiaro che un'azienda ha uno stile, ha anche uno scopo diverso da quello che ha un'associazione culturale, ma questa sinergia, questo dialogo sta dando dei frutti molto molto interessanti e secondo me stanno dando luogo a un processo rigenerativo generale per tutta la valle. È possibile trasformare la valle insieme. E a proposito di Levico Acque, ci guardiamo un video e poi vediamo se anche loro la pensano come te. Speriamo. Thank you.
si è materializzato come il Deus ex machina, il presidente di Levico Acque. E l'interazione con questo meraviglioso ingegnere che applica il non metodo nel metodo, come sta andando? Mauro Franzoni, presidente di Levico Acque. Ma devo dire che dopo averlo sentito mi domando chi non vorrebbe avere con loro una partnership di qualche tipo, perché effettivamente gli elementi, seppure riassunti in poche parole, sono veramente affascinanti. Per dire un po', per parlare di questo nostro contatto, dovrei fare qualche passo indietro e parto dal ottobre 2013, quando come Levico Acque abbiamo espresso il nostro manifesto in occasione dell'inaugurazione della nuova ristrutturazione che è stata fatta su un immobile dell'ottocentesco, e abbiamo lanciato il nostro manifesto, dove già lì si esprimeva l'idea della sostenibilità, quindi della attenzione all'ambiente, al sociale e all'aspetto economico. Quindi abbiamo lanciato l'idea della sostenibile leggerezza, e quindi non solo un'acqua leggera, ma anche un'azienda che era leggera sul territorio. Ecco che il tema del territorio è diventato un elemento per noi fermo e costante nel nostro linguaggio, nel nostro pensare. Territorio vuol dire area circostante, non solo, vuol dire natura, vuol dire quindi guardarsi intorno e cercare affinità. Cosa c'è affinità più bella di questa? Cioè, vi siete guardati intorno e li avete trovati, anche perché voglio dire, si fanno sentire. Sì, abbiamo, diciamo che siamo anche molto vicini, quindi abbiamo un'affinità territoriale, perché siamo quasi, le due valli sono quasi confinanti, anzi sono confinanti. Poi conoscendo loro, quindi la persona fa sempre le differenze, abbiamo poi avuto un'affinità un po' elettiva, diciamo così, ma entrambi partiamo da elementi naturali, quindi la natura è l'elemento sostanziale su cui entrambi lavoriamo, ma soprattutto l'idea di leggerezza, questa loro capacità di parlare di arte, che non è un tema facile, ma in questo modo, con delle opere naturali, fatte con la terra, fatte con materiali naturali, e quindi che davano messaggi, davano emozioni, davano proprio dei linguaggi e dei valori che per noi era un sogno, perché tanto avremmo voluto anche noi poter col nostro prodotto dare qualche emozione in più, qualche valore in più. E da lì è nata un'idea di costruire proprio una comunicazione che prendesse un po' dell'uno, un po' dell'altro, per ricavarne il meglio dei due. Pensa quanto migliorerebbe la vita di tanti se si riuscisse a cogliere la differenza tra leggerezza e superficialità. Pensa tu. Bisognerebbe leggere le lezioni di Calvino americano. Assolutamente sì. E quindi loro poi sono entrati nella vita della tua azienda, e voi avete fatto dei percorsi insieme, oltre a sostenerla, anche dei percorsi intimistici. Sì, diciamo che abbiamo deciso di dare visibilità a questa nostra scelta, quindi abbiamo fatto una piccola pubblicazione, ma soprattutto abbiamo deciso di utilizzare il prodotto acqua, quindi il prodotto bottiglia, specialmente nel canale della ristorazione, che quindi dava anche un profilo più alto e quindi più anche turistico, questa condivisione di valori e di immagini. Quindi abbiamo detto cosa facciamo, e abbiamo fatto tre serie di tre anni. Le etichette. Abbiamo usato la nostra etichetta per comunicare anche Artesella e i valori di Artesella. Ecco, qua abbiamo le sei etichette che sono, raccontaci un attimo, queste sono divise per anno. Allora, sono una gasata naturale, quindi sono le due tipologie, nei tre anni, che 2017, 2018 e 2019. Questa è? Questa è 2018, è la prima, è quella che sicuramente che abbiamo pensato di mettere in etichetta, due opere bellissime. Sulle opere parla lui, che è l'esperto, e quindi di cui purtroppo quella di destra non c'è più, in quanto le opere tornano alla natura come tutte le cose naturali, e è stata quindi la nostra prima etichetta evocativa di legame, quindi di questa scelta di connubio. E questa opera è? Questa opera è di un artista
coreano, Lee Jae-ho, ed è un'opera che è diventata in qualche modo un simbolo di Artesella, perché è un'opera che apre lo sguardo sulla valle, è un'opera molto molto amata dal pubblico che ama fotografarsi soprattutto all'interno di questo lavoro. Una finestra aperta sul mondo. È una finestra. E come dice Finardi, e qui devo un omaggio ad Alessandra, una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare e quindi guardare anche con lo sguardo dell'altro la propria vita. Citazione dovuta, anche perché io sono qui anche grazie ad Eugenio Finardi, che si sappia. La seconda invece è il 2018, questo è stato Il senso della neve, era stata pensata su due bellissime immagini sue, per la verità, quindi è anche un grande fotografo oltre che tutto il resto, e riprendono due opere dall'alto, anche qui purtroppo una non c'è più, e in realtà riguardava il tema dei ghiacciai, il tema della montagna, il tema che era un po' la fonte della nostra attività, quindi un'attenzione ai cambiamenti climatici. Quindi già questo era un tema che avevamo molto a cuore, quindi meglio di questo non... Ma quanto è bella questa cosa che le opere non ci sono più e restano nella memoria con le etichette di un'azienda. No, vabbè, ma è magia questa. No, è straordinario, anche perché in qualche modo diventa un'esperienza proprio personale, no? Noi parlavamo di cosa significa fare esperienza in un luogo. L'esperienza è questo, che in realtà anche se l'opera non c'è più rimane dentro. In qualche modo genera una trasformazione, un cambiamento, diventa parte di te. Complimenti. La terza, ce n'è una terza, vero? C'è una terza a cui siamo particolarmente affezionati, perché è quella del 2019, che è stata fatta dopo... Eccola qui. Sì, dopo il disastro di Vaia. Quindi io l'ho chiamato Cataclisma. Cataclisma, sì. Di Vaia. E si chiama La rinascita di Artesella. Abbiamo con molto piacere dedicato proprio al marchio di Artesella, proprio al centro della nostra bottiglia, questa evocazione, questo, come dire, voglia di rinascita, voglia di credere in un progetto, in una realtà straordinaria. E devo dire che un po', devo dire complimenti anche al grafico, ma il messaggio è stato molto molto apprezzato. Devo dire che anche colleghi imprenditori di settore, non solo, ci hanno fatto i complimenti, anzi forse mi auguro che hanno fatto anche qualcosa di più, perché sto proprio una cosa molto sentita, questo è un segnale in più sul territorio, che è una cosa molto bella. Ma è anche molto bello che il direttore, il presidente di una società che deve fare giustamente business, venga a parlare di arte in un contesto come questo, dove comunque ci guarda tanta gente, e invece ci racconta la sua propensione all'arte, propensione al territorio, propensione a star vicino alla comunità, ti fa grandissimo onore. E secondo me è anche questo il modo giusto per fare comunicazione e fare marketing in questo momento in cui c'è tanto bisogno di natura, di vicinanza con la natura, perché ci siamo resi conto che, insomma, anche con il Covid la vicinanza con la natura è importante proprio per il benessere psicofisico. Sì, ma devo dire che è proprio un tema del bene comune, cioè io non ho sensibilità artistiche, non mi voglio far passare per questo, ma abbiamo una sensibilità dei valori che quest'arte lascia, quest'arte fa, stimola. Quindi sui valori è questo che ci lega, e anche aziendalmente, oltre a essere stata la prima azienda impatto zero, quindi per quanto riguarda l'impatto della CO2, da l'anno scorso siamo la prima azienda che è positiva sul clima, quindi in realtà lasciamo un ambiente migliore di quanto l'abbiamo trovato. Questo è perché pensiamo che bisogna fare di più. Dobbiamo essere più attivi, ognuno per quanto riguarda le proprie attività, ma da cittadini, da consumatori, prima di tutto dobbiamo puntare su aspetti valoriali, quelli sono quelli che legano e creano un territorio. E devo dire che noi tutti come cittadini, ma forse come imprenditori, come professionisti ancora di più, abbiamo il dovere di, come dire, contaminare positivamente un territorio, perché così facendo possiamo generare un cambiamento di cultura. Quando Giacomo parlava di cambiamento,
è anche lì un altro elemento che ci lega. Un prodotto standard e classico come l'acqua minerale, per noi, per giunto noi facciamo solo vetro e vetro a rendere, quindi non c'è niente di più classico di questo. Pensare a un'innovazione è, secondo me, un elemento molto stimolante. E quando lui parla che l'arte e il loro tipo di arte è innovazione, questo è un altro elemento che ci porta a dire che si può fare innovazione cambiando la cultura. E per cambiare la cultura bisogna proprio cambiarla nelle azioni, cioè rendere i valori qualcosa di concreto. Quindi c'è il tema del bene comune, dei portatori di interesse, quindi delle famiglie, che solo loro sono in grado poi di cambiare con i fatti la cultura di un territorio e poi in grado di una nazione. E a proposito di cose che ci legano, questa mattinata è un po'... ha un po' questo fil rouge della relazione. La prima, Edmund Mack, perché io insomma bevevo il loro vino, poi dopo c'è stato Barbera, c'è stato Slow Food, di cui io sono socio, e poi c'è Mauro, io e te, sveliamolo, ci siamo conosciuti in tempi non sospetti, io avevo il tuo numero e mentre facevamo il brainstorming ti ho mandato un messaggio su WhatsApp che non avevo mai avuto il coraggio di mandarti, perché eravamo proprio alla presentazione di un'etichetta dell'acqua Levico a Trento, esattamente, e in quell'occasione io sono stato attratto, c'era un'energia che mi tirava dentro, perché per la cronaca in Basilicata si fa arte pollino, certo, che è un po' quello che vorrebbe, che, insomma, diciamo che ha emulato Artesella, e quindi ci lega anche questo, quindi quando si va a cuore scalzo nelle cose poi tutto torna. Cioè, difatti quello che diceva Mauro prima, conta tanto la relazione, cioè, spesso ci dimentichiamo di questo anche nell'approccio al visitatore, nel nostro caso la relazione è fondamentale. Quando c'è un sorriso, quando c'è autenticità, parlavamo anche del terzo tema che c'è tanto caro, che è quello della cura, cioè la cura per un luogo, la cura per una persona in qualche modo passa attraverso un linguaggio non verbale, è un'autenticità che poi chi visita i nostri luoghi, chi visita nel nostro caso Artesella, ma chi fruisce di un prodotto come il loro, si porta dentro. E a proposito di prossemica, di linguaggio non verbale, io mi auguro di potervi rivedere presto e magari di poterci abbracciare, che è probabilmente quella cosa che più ci manca in questo momento. Il mio abbraccio virtuale c'è. Provo a darvelo, perché avete dato spessore anche voi a questa mattinata, raccontando una buona pratica che ci auguriamo possa essere replicata in altre parti del nostro territorio. Quindi grazie mille, grazie. Io sono felicissimo di avervi qui, vi ho voluto fortemente e sapevo che avreste dato un contributo importantissimo. Grazie, ricambiamo l'abbraccio. Grazie. Grazie. E ora il nostro pubblicità e poi il jingle. Che già allora ci aveva affascinato anche nell'estetica, ma questa volta avevamo capito che ci voleva qualcosa di molto affidabile, ed in effetti dopo averlo realizzato possiamo dire di aver dimenticato l'impianto, cioè l'impianto è talmente affidabile e funziona da allora in maniera impeccabile. L'assistenza è stata sempre precisa in remoto, quindi risolto subito i problemi. Il principale vantaggio è il fatto che io faccio l'albergatore, nel senso che non intervengo più nei problemi della domotica, perché la domotica in questo momento non ne ha più. Dal 95 che utilizziamo micro device. Abbiamo scelto micro device allora per la gestione automatica di tutte le aree tecnologiche e delle stanze. Voglio anche ricordare che in tutti questi anni la tecnologia di micro device ha sempre funzionato bene, inoltre anche l'assistenza tecnica
ci è sempre stata vicina e non abbiamo mai avuto delle grandi problematiche. Non abbiamo mai avuto problemi di che causa la micro device l'albergo fosse paralizzato per l'ingresso alle stanze oppure per il riscaldamento o per altro. Che già allora ci aveva affascinato anche nell'estetica, ma questa volta avevamo capito che ci voleva qualcosa di molto affidabile ed in effetti dopo averlo realizzato possiamo dire di aver dimenticato l'impianto, cioè l'impianto è talmente affidabile che funziona da allora in maniera impeccabile. L'assistenza è stata sempre precisa in remoto, quindi risolto subito i problemi. Il principale vantaggio è il fatto che io faccio l'albergatore, nel senso che non intervengo più nei problemi della domotica, perché la domotica in questo momento non ne ha più. Dal 95 che utilizziamo micro device. Abbiamo scelto micro device allora per la gestione automatica di tutte le aree tecnologiche e delle stanze. Voglio anche ricordare che in tutti questi anni la tecnologia di micro device ha sempre funzionato bene, inoltre anche l'assistenza tecnica ci è sempre stata vicina e non abbiamo mai avuto delle grandi problematiche. Non abbiamo mai avuto problemi di che causa la micro device l'albergo fosse paralizzato per l'ingresso alle stanze oppure per il riscaldamento o per altro.